secondo Tito Livio, gli Etruschi occuparono ogni luogo della pianura padana e l'abitarono con 12 città. E secondo Plutarco, questa regione era ricca non solo di boschi e di pascoli, ma anche di grandi e belle città etrusche con un sontuoso tenore di vita. La presenza etrusca nella pianura padana si caratterizzava quindi per la struttura urbana e per una solida organizzazione territoriale imperniata sulle città, di cui Bologna era, secondo le parole di Plinio, la capitale, Felsina Princeps Etrurie. Queste testimonianze scritte trovano una straordinaria conferma nella documentazione archeologica. Nel IX secolo a.C., anche a Bologna come in area tirrenica, si registra un'improvvisa e consistente concentrazione del popolamento in almeno 3 villaggi, ancora distinti l'uno dall'altro ma già addensati attorno all'area della futura città. Alla solidarietà tribale dei piccoli villaggi dell'età del bronzo, diffusi capillarmente su tutto il territorio, senza gerarchie e con un'economia elementare, si sostituisce un polo primario che assume ben presto le caratteristiche della città, con una forte concentrazione demografica e con una struttura economica e sociale articolata e complessa. I responsabili di questa radicale trasformazione furono gli Etruschi, che la stessa tradizione antica considerava gli inventori della città, per la quale avevano nella loro lingua una terminologia molto precisa sia sul piano urbanistico che su quello istituzionale. Spura era la comunità organizzata, in latino civitas. Methlum era lo spazio urbano, in latino urbs. Kilth era l'acropoli, in latino arx. Rasna erano i cittadini di pieno diritto, in latino populus. E Tuthina era la campagna. Dopo una iniziale fase di assestamento, Bologna continua la sua progressiva trasformazione in senso urbano e nel corso della prima metà dell'VIII secolo a.C., uno dei 3 villaggi più antichi, quello di Villa Cassarini, probabilmente in virtù della sua posizione strategica, assume il ruolo di centro egemone dell'intero sistema e di nucleo generatore della città. La città si estendeva così dal corso dell'Aposa a est a quello del Ravone a ovest. A sud la collina ne costituiva il confine naturale, mentre a nord, verso la pianura, il suo limite era indicato da palizzate e fossati. Attorno all'abitato si disponevano tutte le sepolture. Nell'area urbana, che raggiungeva un'estensione di oltre 200 ettari, c'erano capanne organizzate in piccoli gruppi e intervallate da ampi spazi liberi destinati ad un'agricoltura di tipo domestico, a recinti per gli animali, oltre che a piccole strutture produttive per ceramiche e metalli e pozzi per il rifornimento idrico. Le capanne erano a pianta circolare o ellittica, avevano pareti di canne e rami intrecciati intonacati da argilla, tetto di paglia. Il pavimento, un tavolato ricoperto di terra battuta, era isolato dall'umidità. All'interno era collocato il focolare per riscaldare e illuminare l'ambiente, per cuocere i cibi e per tostare i cereali. Su di esso si posavano gli alari, che servivano a sostenere sul fuoco vasi o spiedi. La fondazione di Felsina dà inizio ad un'imponente conquista del territorio di pianura per acquisire nuove terre da destinare ad un'agricoltura cerealicola ed estensiva, sottraendole ai boschi e alle paludi. A partire dalla seconda metà del VI secolo a.C., pur mantenendo l'antica vocazione agricola, il territorio viene ora riorganizzato per rispondere ad esigenze prevalentemente commerciali, imperniate sui contatti con la Grecia, attraverso l'Adriatico, con l'Etruria, attraverso l'Appennino, e con il mondo dei Celti, attraverso le Alpi. Si assiste così alla fondazione di nuove città, come Spina, Marzabotto e Mantova, saldamente integrate tra loro e dislocate in punti strategici del territorio, ma con funzioni economiche diversificate. L'ulteriore e definitiva trasformazione in senso urbano di Felsina ne conferma il ruolo di capitale dell'Etruria padana e di importante snodo commerciale e crocevia culturale. Tale cambiamento è ampiamente dimostrato dall'adozione di nuove e più evolute soluzioni architettoniche, come le abitazioni in muratura con tetto di tegole e coppi, innovazione questa dovuta agli Etruschi, e soprattutto dalla presenza di un'acropoli situata in posizione elevata rispetto alla città, in grado di accogliere almeno un edificio templare. La destinazione cultuale dell'area
è provata da iscrizioni di dedica alle divinità, da cippi sagomati in pietra destinati a reggere le offerte, da ex voto di bronzo, tra i quali due statuette di Eracle e di Apollo suonatore di lira, verosimilmente una testimonianza dei culti che vi erano praticati. Ma l'immagine più nitida di questa nuova Felsina ci viene ancora una volta dai sepolcreti, che continuano a disporsi attorno all'abitato, in contiguità topografica con le tombe dei periodi precedenti, e che con i loro corredi e i loro segnacoli rivelano una società solidamente strutturata sul piano politico-istituzionale, oltre che molto ricca e profondamente colta.